E niente ragazzuoli, il Marocco è stato ufficialmente eliminato dopo la sconfitta con l'Iran, veramente bruttissima, che ancora vi giuro ce l'ho qua. È arrivata l'ufficialità dopo la partita con il Portogallo, sconfitta per 1-0, molto diversa rispetto a quella veramente bruttissima contro l'Iran. Abbiamo giocato una partita veramente, veramente bellissima. Sono fiero, veramente fiero del mio Marocco, della nazionale marocchina che ha fatto veramente una gran partita, una prestazione veramente eccelsa. Tutti i giocatori hanno giocato bene, hanno dato il massimo e dando il massimo abbiamo veramente rischiato molto di portare a casa almeno un pareggio, comunque anche poteva starci la vittoria purtroppo, però se non tiri abbastanza, se non segni e se non hai la fortuna dalla tua parte non riesci a portare a casa il risultato. Risultato che invece ha portato a casa il Ronaldo, il Portogallo, scusate, mi sono confuso, il Portogallo con gol di testa di Ronaldo, che tra l'altro non ho visto in diretta perché ho avuto, come sapete, oggi la prima prova che è andata molto bene, ci ho messo 3 ore e mezzo, sono uscito anche presto. Sono arrivato a casa proprio al quarto minuto, al quinto minuto della partita e niente, era entrata mia madre per darmi il pranzo perché appunto non ho mangiato proprio per vedere la partita e comunque non ho fatto la reaction perché non ero proprio nell'animo di fare la reaction, volevo proprio vedermi la partita e boh, non star lì a dover settare la telecamera eccetera. Quindi niente, purtroppo non ho visto il gol in diretta di Ronaldo, purtroppo per fortuna sono entrato, la prima cosa che mi fa mio fratello è stiamo perdendo per 1-0, gol di Ronaldo di culo. Dopo che abbiamo rischiato pure di fare gol, quindi lì capite già che la partita era cominciata male. Un gol che è arrivato così a caso di testa, potevamo farlo anche noi, quindi non ce l'ho con Ronaldo che ha fatto gol, assolutamente no. Il fatto è che noi abbiamo avuto tantissime occasioni e sono entrate zero in porta. E quindi se non segni nel gioco del calcio, poi non porti a casa la partita. E quindi alla fine io comunque sono molto, molto contento del Marocco, nonostante siamo a 0 punti, probabilmente chiuderemo questo mondiale a 0 punti, però per la partita che c'è stata oggi, e magari ditemelo anche voi nei commenti cosa ne pensate, secondo me potevamo meritarci almeno un pareggio per come è andata, un pareggio ci avrebbe lasciato comunque le speranze ancora aperte, perché comunque sì, avevamo l'ultima con la Spagna che è tosta e tutto quanto, però comunque avevi ancora quello spiraglio di speranza, quella luce in fondo al tunnel che poteva farti sperare in un miracolo divino che però non è arrivato neanche oggi perché la pala non vuole entrare. Ok, mi si era riempita la memoria, quindi mi si è bloccata la registrazione a caso, quindi non so fino a che punto era arrivato. Comunque sì, a questo punto vi chiedo di dirmi cosa ne pensate a questo punto del Marocco. Tutti gli amici marocchini, grazie comunque per il supporto che mi avete dato anche nello scorso video. Mi raccomando, sotto questo video con tanti mi piace per il nostro Marocco che ha giocato comunque una grandissima partita, nessuno può negarcelo, quindi almeno la prestazione l'abbiamo portata a casa con una squadra che ha vinto l'Europeo 2 anni fa come il Portogallo, che secondo me con questo Ronaldo può arrivare in fondo, visto che in tanti mi chiedevate secondo te chi può vincere il mondiale, che arriverà in fondo, molti dicono Brasile, Argentina, Francia e altre nazionali. Io dico che secondo me questo mondiale, secondo me lo vincerà il Portogallo di Ronaldo. Io l'ho detto, ditemelo voi qua sotto nei commenti chi secondo voi vincerà il mondiale, mi raccomando, votate magari anche il sondaggio in cui magari vi chiederò una domanda. Iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram perché a questo punto ci sarà l'ultima partita col Marocco di cui comunque farò il video, assolutamente ci mancherebbe altro. E niente, mi dispiace ancora una volta per l'uscita del Marocco dai mondiali con neanche una, con ancora una partita da giocare. Però purtroppo il calcio è questo, non siamo comunque al livello di tante altre squadre, perché questo mondiale è veramente un gran bel mondiale, il livello è molto molto alto e quindi alla fine per me già è stata una grande soddisfazione poter vedere il Marocco all'età di 20 anni per la prima volta ai mondiali nella mia vita. E quindi niente, ci vediamo alla prossima, Dima Maghreb, mi raccomando, e niente, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzuoli.